adesso la parola per le conclusioni al Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, Massimo Abrahi, che ringrazio ancora una volta per essere intervenuto qui con noi. Signor Presidente della Repubblica, magnifico Rettore, Presidente Grossi, caro Alessandro, autorità tutte, signore e signori, la cultura come strategia per l'Italia e in particolare per il Mezzogiorno è una proposta che torna al centro del dibattito pubblico e dell'azione politica dopo molti anni. Anni nei quali una visione miope della società italiana e del nostro paese tendeva a delegittimare e a screditare come spreco qualsiasi attività il cui fine non fosse riconducibile a un immediato tornaconto economico. Quella che stiamo discutendo è una proposta che in questi mesi è stata condivisa e fatta propria da moltissime persone proveniente da ambiti assai differenti, dalla politica, dalla cultura, dall'istruzione, dall'università, dal lavoro e penso anche da moltissime associazioni non istituzionali. Una proposta che ha spinto molti alla decisione di impegnarsi in prima persona nella politica, nelle istituzioni, nella società civile, proprio con la consapevolezza che un paese come l'Italia, che della bellezza, dell'arte, della cultura, della musica, dell'architettura, del paesaggio, ha sempre fatto la sua naturale vocazione. Proprio su questi valori può e deve maggiormente contare per uscire dalla crisi, rilanciare l'economia e l'occupazione, riaffermare il proprio ruolo in un contesto internazionale. La centralità della cultura in riferimento sia alla conservazione dell'ascito del nostro passato, della nostra storia, sia alla produzione di cultura intesa come arte, musica, letteratura, teatro, cinema, ma anche come ricerca scientifica e alta divulgazione. Per affrontare questo tema vorrei prendere le mosse da una frase pronunciata dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel suo intervento in occasione della consegna delle medaglie d'oro e benemeriti della cultura e dell'arte il 5 maggio 2003. Dice Ciampi: «È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella nostra capacità creativa di tutti gli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella nazione, di quel paese che è nato ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa proprio dalla cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia, dalla letteratura. Sono quelle conoscenze di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario, unico, che non ha eguali al mondo. Sono convinto che la consapevolezza del fatto che sia proprio la cultura il fondamento della nostra identità nazionale che debba indurci tutti a una scelta di responsabilità. La responsabilità di prendersi cura di quanto abbiamo ricevuto in eredità, di quanto è stato affidato a ognuno di noi, di quanto con lo studio, la tutela, il restauro delle opere d'arte, dei monumenti, dei testi letterari, dei documenti d'archivio ci viene affidato. La responsabilità di non lasciare che si interrompano e si esauriscano sull'onda della crisi economica quelle che sono tradizioni plurisecolari nell'ambito della musica, delle arti, dell'artigianato, dell'industria culturale. E non meno la responsabilità di prendersi cura, accanto al patrimonio costituito dalla storia delle opere dell'uomo, di quelle altrettanto fragile rappresentato dall'ambiente e dal paesaggio. A questa dimensione di responsabilità credo se ne possa affiancare una non meno importante, quella di progettualità, in relazione alla volontà e alla capacità di pensarci come società, come paese, di immaginare in termini creativi e appunto progettuali quello che sarà il nostro futuro. Secondo l'antropologo Clifford Geertz, non diretto da modelli culturali, il comportamento dell'uomo è praticamente ingovernabile, un puro caos di azioni senza scopo, incapace di pensare un futuro, e la sua esperienza sarebbe praticamente informe, senza finalità di interesse pubblico. La cultura, aggiunge, non è un ornamento dell'esistenza umana, ma quella condizione essenziale per il benessere e il futuro di una comunità. Ritengo che una riflessione in questo senso non possa che prendere le mosse proprio dalla consapevolezza di come in questi anni la realtà umana e sociale del nostro paese appaia devastata non solo dagli effetti di per sé gravissimi di una crisi economica mondiale,
ma anche da una più generale e diffusa crisi di ideali, di fiducia, di valori, di prospettive, che ha esposto la nostra società al rischio di un progressivo rifacimento del suo tessuto connettivo e in particolare del venir meno della capacità di sentirsi comunità, solidali tra di noi. Sono convinto che la risposta, o almeno una possibile risposta a questa condizione grave, profonda, di una sfiducia che investe i nostri figli, i nostri giovani, possa venire proprio da una nuova centralità della dimensione culturale in ogni ambito della vita associata. C'è infine un terzo ambito, più concreto, nel quale il vasto ambito dei beni e delle attività culturali può giocare un ruolo fondamentale nel nostro Paese. Lungi dall'essere un settore improduttivo e parassitario, esso racchiude un'enorme opportunità per la ripresa e lo sviluppo, anche economico, ma non solo economico. Sono considerazioni che possono apparire ovvie, ma vale la pena ricordare brevemente che se quello della ricerca scientifica e tecnologica è un ambito essenziale e rinunciabile per l'Italia, come per tutte le economie avanzate del mondo, altri settori costituiscono invece una specificità e una potenziale eccellenza italiana. Ed è anche e soprattutto su questi che dovremmo puntare per progettare, per pensare un futuro migliore. Pensare. Penso in particolare all'idea di bellezza nelle sue molteplici infinite declinazioni, dall'arte al paesaggio, dai monumenti alla musica, ai molti modi nei quali essa può contribuire a definire un'identità. E l'immagine dell'Italia è di conseguenza proprio per questo avere notevoli ricadute positive su quello che sarà il futuro che andremo a pensare e progettare. Ma penso anche a quell'area di eccellenza nella produzione culturale italiana, l'architettura, il design, alcuni settori della ricerca scientifica e umanistica, e a quegli aspetti della nostra tradizione culturale, le lingue, le letterature classiche, la tradizione esecutiva e interpretativa in campo musicale, nei quali l'Italia può proporsi come un punto di riferimento per culture anche assai lontane, che dovremo accogliere e saper accogliere come abbiamo fatto nel passato. E questo è vero in particolare per il nostro Mezzogiorno, che con il suo patrimonio culturale, artistico e archeologico è una delle zone più ricche di storia d'Europa e forse del mondo. In questi anni ha mostrato una straordinaria vivacità nella produzione letteraria, artistica, musicale, nonché nella capacità di raccogliere proprio la comunità. Vorrei dedicare qualche cenno ai modi nei quali è possibile dare concreta attuazione a queste idee. E in particolare quanto è stato fatto in questi mesi dal governo nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, con un impegno che è culminato nell'approvazione del decreto Valore Cultura. Un decreto fortemente voluto dal governo e sostenuto dal capo dello Stato, che mi permetto di ringraziare ancora una volta, che in moltissime occasioni ha voluto essermi a fianco proprio nell'approvazione di questo decreto e che ha sempre ribadito una visione della cultura come bene comune, come diritto fondamentale dell'individuo, nella convinzione che la cultura è un dovere verso i cittadini e verso coloro che verranno dopo di noi. Il primo e più importante punto fra quelli previsti nel decreto è il rilancio di Pompei, un progetto che non riguarda soltanto il sito, ma l'intero territorio, con la volontà di fare di Pompei una destinazione di eccellenza del turismo culturale del nostro Paese e il simbolo delle buone pratiche che l'Italia sa attivare nei confronti degli obblighi di tutela e valorizzazione di quello che è uno dei patrimoni più importanti e straordinari del mondo. Un progetto di rilancio che si concretizza nel rispetto degli impegni presi, nella valorizzazione del bene, nel rispetto della legalità. La speranza e l'obiettivo sono quelli che Pompei, con i 2.300.000 visitatori che si recano ogni anno e il suo patrimonio archeologico unico al mondo, a fronte di investimenti non solo adeguati ma soprattutto ben indirizzati, possa diventare, da metafora del declino dei nostri beni culturali, quale è purtroppo percepito oggi, proprio il simbolo della rinascita di tutto il nostro Paese. È vero, i dati elaborati da Federculturi ci restituiscono un quadro articolato e problematico. Nel Mezzogiorno d'Italia si trova un numero formidabile di monumenti e di siti di interesse archeologico e artistico, il 48% dell'intero patrimonio nazionale. È una grandissima ricchezza con un grandissimo potenziale. Tuttavia, sui circa 113 milioni di euro generati dal flusso di visite a livello nazionale, solo 28, meno del 25%, deriva da siti e strutture del sud d'Italia e di questi il 75% deriva, come ha detto il Presidente Grossi, solo da tre siti, Ercolano, Pompei e Reggia di Caserta.
Dobbiamo lavorare affinché le decine e decine di siti, piccoli e grandi musei, dimore storiche, case museo, parchi, giardini, sparsi nel nostro mezzogiorno, riescano a esprimere il loro potenziale culturale ed economico. Ma permettetemi di dire che moltissimo in questa regione, nei comuni della Puglia, è stato fatto. E moltissime delle scelte politiche che sono state attuate sono state basate proprio sulla valorizzazione dei beni culturali come leva dello sviluppo sociale ed economico. La scelta di coniugare beni culturali e turismo nell'azione del mio ministero impone però una riflessione su quelle che saranno le grandi opportunità che possono nascere da questa decisione. Questa scelta dovrà essere una scelta accompagnata da politiche rivolte alla valorizzazione dell'innovazione e della ricerca scientifica. Ecco perché a mio avviso occorre avvicinare sempre di più l'impegno del mio ministero a quello dell'università e della ricerca. Poche settimane fa sono stato a Foggia, dove proprio l'università, uno dei centri di eccellenza del Mezzogiorno, ha promosso un convegno su patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione. Sono occasioni come quella e come quella odierna che ci ricordano come cultura, sapere e ricerca siano parti inscindibili di un unico percorso verso quel futuro di crescita umana e sociale, solidale, oltre che economica, cui male si adatta ogni criterio di valutazione meramente ragionieristica. Sono un seme prezioso cui occorre dare il tempo giusto e le cure appropriate affinché possa germogliare e portare i suoi frutti al Mezzogiorno e al paese intero. Sarà il positivo raccordo fra cultura e turismo che sarà quello fecondo perché valorizzerà le potenzialità dell'uno e dell'altro settore, senza però intaccarne le complesse e specifiche peculiarità. Questo binomio si potrà ben sviluppare in tanti modi, ma soprattutto creando percorsi di senso, di rispetto, ben focalizzati in ambiti territoriali specifici, in modo che la visita a un museo, a una città d'arte, a un parco naturale, non sia semplicemente un passare in rassegna una serie di capolavori e di monumenti, ma si traduca in un cammino storicamente e culturalmente coerente o in molti possibili cammini paralleli. Questa è la cultura e la civiltà del nostro paese. L'immensa ricchezza del nostro patrimonio culturale e ambientale ha infatti tra le molte caratteristiche peculiari quella di un'eccezionale densità di riferimenti culturali cosiddetti secondari. Dietro a un monumento antico, ma anche ad esempio a un paesaggio o una stazione ferroviaria, non c'è soltanto la storia di quei luoghi, c'è la stratificazione lasciata dalla letteratura, dall'arte, dalla musica, da tutti quei segni che quei luoghi hanno descritto e celebrato, o che hanno trovato in essi lo sfondo e lo scenario di eventi e racconti. Sarà il recupero di questa dimensione, che può apparire secondaria dei beni artistici e culturali, che rappresenterà un modo di valorizzare il patrimonio innovativo e da un grandissimo potenziale che abbiamo. L'investimento nella cultura in questo modo non solo favorirà la crescita economica, ma soprattutto promuoverà un indotto di ben altro valore, a mio avviso, quello di una coscienza collettiva che sempre più sia in grado di salvaguardare la specificità italiana nella contiguità non solo storica, ma civile e istituzionale. Più in generale, credo che per un'efficace opera di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali sarà decisiva la capacità di fare sistema, di tornare a fare sistema, fra Stato ed enti locali, fra i diversi attori del mondo culturale, fra cultura e turismo, fra beni artistici e paesaggio, tra istituzioni e associazioni, tra centro e periferia. Dopo questi primi mesi di impegno nella politica e nelle istituzioni, credo di poter dire che una speranza che questi obiettivi siano realizzati viene dal forte bisogno di cambiamento, dalla forte richiesta di attenzione che ho colto nelle moltissime occasioni di dialogo e di ascolto che il mio ruolo mi ha offerto. È stato un grande privilegio. Sono convinto che una straordinaria energia positiva attraversi il nostro Paese. È un'energia che chiede un futuro differente e sono convinto che sia anche su questa energia, proprio su questa energia, che rappresenta la parte migliore del Paese, che siamo chiamati a costruire il nostro futuro. Perché questo sia possibile è necessario che cambi il modo di fare politica, occorre ripensare i modi, le forme, i contenuti dell'impegno di ognuno di noi. L'epoca nella quale viviamo è caratterizzata, vale la pena tornare a ripeterlo, sebbene si tratti di una nozione ben nota, dal predominio dell'apparire sull'essere. È un fenomeno che può essere sintetizzato nel semplice assunto per il quale, mentre il passato si compariva perché ci si era guadagnati la notorietà con le azioni rivolte alla difesa del bene pubblico,
Oggi, viceversa, si diventa famosi perché si compare, a prescindere da qualsiasi merito personale o da qualsiasi altra considerazione. Credo che invece occorra sovvertire questo paradigma, rinunciando preventivamente ad apparire e concentrandosi probabilmente di più proprio sulla difesa del bene pubblico. Non si tratta, si badi, di un'istanza soltanto etica. La rinuncia all'apparire si lega infatti al più diretto impegno per il bene comune, a una concezione dell'agire politico come servizio alla comunità. Nello scrivere nelle Origines la storia di Roma dalla fondazione all'epoca a lui contemporanea, Catone sceglieva, forse unico tra i grandi storici del passato, di non chiamare per nomi i singoli condottieri, vale a dire i massimi protagonisti delle vicende politiche da lui narrate. Una scelta definita estrema, ma con la quale egli intendeva opporsi al culto carismatico dei membri delle famiglie nobili, elaborando una concezione della storia di Roma come opera collettiva del suo popolo e contrapponendo al prestigio della gentes quello della res publica. Credo che sia ancora questo lo spirito con il quale dobbiamo rivolgere i nostri sforzi alla difesa dei beni comuni del nostro paese, e a questi principi deve ispirare la propria azione che ha l'opportunità di porre le proprie conoscenze e competenze al servizio degli altri. Dobbiamo voler bene a questo nostro straordinario paese, dobbiamo aver cura della nostra storia, delle tracce del passato per pensare e realizzare il futuro dei nostri figli. Vorrei concludere queste mie riflessioni con una considerazione relativa a quelli che mi sembrano due temi importanti per il futuro del nostro paese. Chi non ricorda non vive, ha scritto uno dei nostri massimi filologi, Giorgio Pasquali. Credo sia fondamentale per qualsiasi società saper conservare, sapersi prendere cura del proprio passato, della propria storia, della propria memoria. È proprio la memoria del passato che ci consentirà di definire la nostra identità di persone e di comunità, che ci permetterà di entrare in dialogo con la comunità diversa dalla nostra, che ci insegnerà a rispettare le culture diverse dalla nostra, che deve guidarci a impegnarci ogni giorno nella difesa del nostro paese, senza pensare a noi, ai nostri sforzi, ma al bene dei nostri cittadini, nel rispetto del nostro paese. È questo che mi ha insegnato in questi mesi il Presidente della Repubblica e voglio qui ringraziarlo davanti a tutti voi. Ma accanto alla memoria credo sia fondamentale lavorare sull'idea di comunità al fine di recuperare, come accennavo all'inizio di queste mie riflessioni, proprio quel senso di appartenenza a una comunità solidale, un obiettivo al quale tutti noi dobbiamo lavorare ogni giorno. E questo sarà vero ancora di più per il nostro Mezzogiorno, dove l'idea di memoria, quello di comunità, di rispetto, adeguatamente valorizzate e incentivate, possono davvero essere il fondamento e il punto di partenza per quella rinascita insieme culturale, economica, politica e civile che tutti dobbiamo perseguire. Grazie.